Va tutto bene? Sì, sono qui soltanto per... Oh, la colletta alimentare! Peter è un vecchio amico di Todd. Porta da mangiare a chi ne ha bisogno. Wow! Ehi, ciao Peter, che bello vederti. Di che cosa hai bisogno? Mi servirebbe del pane. 4, 40... 400! 400 pagnotti di pane? Ma sono tantissime! Per quando ti servono, Peter? Ecco, per... oggi? Cosa? D'accordo, abbiamo pochissime ore per prepararle. Forza, sarà meglio sbrigarci! Ma Todd, non abbiamo abbastanza farina né il grano per farla! Ricordi, Pico, per ogni problema esiste una soluzione. Forza, andiamo! Grazie, Todd! Allora io resto qui ad aspettare il pane! Torneremo presto! Guarda, Summer, non è incredibile che questa macchina tagli il grano? Sì, davvero incredibile! E riesce anche a separare i grani dagli steli! Vedi, Summer, mieteremo il grano per fare la farina e poi useremo la farina per fare il pane. Wow, faremo così tanto pane con tutto questo grano. Posso provare a raccoglierne un po' anche io? Certo, Summer, tu e Betty potete raccogliere il grano dall'altra parte del campo. Perfetto, forza Betty, andiamo. Guarda, Todd! Il vecchio scontroso Bully Bull dorme proprio in mezzo al campo! Meglio non svegliarlo, si arrabbierà tantissimo! Shh, Pico, ti raggiungo non appena avrò finito qui! Sembra magia! Dalle spighe abbiamo preso il grano.
Dal grano abbiamo ottenuto la farina e impastando acqua e farina ora abbiamo il pane! Hi-ha! Hi-ha! Uio! Pronte per il forno! Mi sento davvero parte di qualcosa di speciale! E soprattutto, questo pane è per una buona causa! Ce l'abbiamo fatta! 400 pagnotte di pane! Wow! Grazie, Tab! Il tuo pane sazierà tanti amici animali affamati! Saranno tutti felicissimi di questa donazione! Alla prossima, amici! Ottimo lavoro! Pronti per il ballo del pane! Il giorno dei pancake! Buongiorno a tutti! Ciao. Siete pronti per la colazione di beneficenza? Certo che lo siamo, Todd! Non vedo l'ora di preparare tanti pancake! Oh, Todd! Grazie! Figurati! È per una causa importante! La scuola del paese! I bambini sono emozionatissimi e da settimane non fanno altro che parlare del giorno dei pancake! E guarda gli ingredienti freschi che useremo! Le uova, il latte, i frutti di bosco! Ti scateni a tempo di musica, Pico? Scusa, Todd, è una canzone nuova, non riesco a smettere di ascoltarla. Peter, lascia fare a noi. Ci vediamo più tardi. E ora, Summer, mettiamoci all'opera. 100 pancake non sono pochi da fare. Non preoccuparti, Todd. I miei aiutanti cuochi sono pronti. Doris è incaricata di rompere le uova. Pinzette. Cucchiaio. Vediamo un po' come procede Molly. Farina, latte, lievito, dolcificante. Ottimo lavoro! Ma sarà abbastanza? Devo ancora mescolare questo e quello e anche quello. Summer, passami un altro uovo! Todd, a questo ritmo non riusciremo mai a fare 100 pancake! Qui ci vuole una nuova invenzione! Pico, puoi prestarmi le tue cuffie? Ho avuto un'idea! Guardate! Stanno preparando i pancake! Io adoro i pancake! Mi dispiace, Duke, ma dovrei aspettare! Uova per Doris, un super frullatore per Molly, e infine la mia ultima invenzione, il salta pancake! Ma Todd, da dove viene l'energia? Vieni a vedere! Ta-da! Fammi indovinare, Pico Energia! Ottimo! Ci penso io! Sta funzionando, Todd! Ma va ancora troppo lento! Ci metterà tantissimo a fare i pancake! Non c'è problema! Darò a Pico il segnale di andare più veloce! Pico! Più veloce! Più veloce? Sì!
Che ne dite di aiutarci tutti e tre a salvare la colazione? Com'è divertente! Peter sta per arrivare! Prendete le scatole! È ora di confezionare i pancake e lo faremo divertendoci! Todd! Avete fatto tutto in tempo! Guarda quanti pancake! E ce ne sono tanti anche per noi! Un po' per Molly, Doris e per Pico! Pico? Ma dov'è Pico? Oh no! Abbiamo finito! È tutto... Che pedalo! Pico, credo che tu abbia bisogno di mangiare qualcosa. Pancake? Ottimo lavoro, amici! Resta solo un'ultima cosa da fare. Pronti per... Oggi avrà l'onore di condividere il suo piatto con gli amici del mercato. E riceverà in premio questo fantastico nastro azzurro. Ah, oh, che bello! Un momento, dov'è Doris? Ecco, mi ha detto di portare la sua famosa torta alla crema. Ha avuto un'emergenza al mercato. Ok, non è da lei, ma forse dovremmo iniziare dalla sua torta. Usa sempre uova freschissime. Sono sicura che sarà eccezionale. Uova freschissime? Chissà che bontà! Cosa che non va? Decisamente no! Todd, corriamo subito al mercato a cercare Doris! Oh, ma queste uova sono marce! Hanno anche uno strano odore! Mi hanno rovinato la pasta! Mi dispiace tanto! Cercherò di prendere uova migliori! Mi dispiace per la sua pasta! Ehi, Doris! Ma che succede? Ci sei mancata al concorso e il tuo dolce non... non era il massimo. Oh, lo so! C'è qualcosa che non va nelle mie uova e non so perché! Beh, sarà il caso che indaghiamo. Inizieremo con le tue galline. Ottima idea, Summer! Tutti al pollaio! Molto bene. E guardate qui. Il guscio è verde? Davvero strano. Cosa sta succedendo, Doris? Ecco, ultimamente le mie galline sembrano malate e non fanno molte uova. Ma non so perché. Forse
Forse fa troppo caldo qui fuori e si sentono stanche. Mi è venuta un'idea. Non sono sicura che sia questa la soluzione. No, effettivamente non mi sembra che stiano meglio. Ecco, ho trovato! Avranno la febbre e sentono freddo. Abbiamo bisogno di molto fieno per tenerle comode e al caldo. Summer, forse il fieno è un po' troppo. Neanche questa è la soluzione. Mi dispiace, cara. Beh, se non hanno troppo caldo né troppo freddo, ma sono ancora stanche, forse hanno bisogno di un po' di esercizio. In città fare esercizio fisico ci faceva stare sempre meglio. Summer, sei sicura che... E va bene, gallinelli, diamoci una mossa. Passo avanti, gira intorno, salta e batti. Passo di lato, salta e batti. Credo che nemmeno questa sia la soluzione. No, direi di no. Avete ragione, non so proprio come aiutare le galline. Non preoccuparti, Summer. A volte un errore può condurti alla risposta giusta. Hai ragione, Todd. C'è una cosa a cui non avevo ancora pensato. Oh no, speriamo non siano altri esercizi. Aspetta. Oh, ciao, Summer. È l'ora dello spuntino per le galline. Posso vedere che cosa mangiano? Certamente, ma non credo ti piacerà. Todd, le patate sono verdi! Le galline non possono mangiare patate non mature, le fanno ammalare! Ecco spiegato il mistero! E il saporaccio delle uova! E il loro strano odore! Ma che cosa ho combinato? Sono un maestro! Va tutto bene, Pico. Sappiamo che non l'hai fatta apposta. Ma sarà meglio cambiare subito le patate verdi con dei cereali genuini. Oh, Summer, grazie mille! Ce l'hai fatta! Hai risolto il problema e ora le mie galline e le mie uova sono salve! Davvero deliziosa, Harry! Adoro la torta di mele, che delizia! E ora la concorrente finale, Doris con la sua torta alla crema. Straordinaria! Che bontà! Abbiamo il vincitore! Oh, amici, grazie! È tutto merito di Summer! Congratulazioni, Doris! Ci è voluto un po'! Ma finalmente possiamo mangiare la tua famosa torta alla crema e condividerla con tutti al mercato! Ottimo lavoro, amici! Resta solo un'ultima cosa da fare! Pronti per il ballo delle uova! Dal latte al formaggio! Così, Betty, organizziamo questa giornata ogni anno e prepariamo tanti prodotti derivati dal latte, come il gelato, lo yogurt, il burro e il mio preferito, il formaggio. Buoni! Non avevo mai pensato a quanti prodotti derivano dal latte, oltre al latte. Ed è per questo che ora andremo a fare una gita proprio dove accade la magia. Ehi, Todd, ma noi stiamo andando a vedere come si fa il gelato? Sì, Pico, ma ricorda, non devi mangiarne troppo. Pico non sta nella pelle quando si parla di mangiare il gelato. Alla stalla delle mucche! Buongiorno!
fabbrica di latte della fattoria. Come dico sempre io, più buono il latte, più buoni i latticini. Oh, possiamo mangiare subito il gelato? No, dobbiamo ancora prepararlo. Nel frattempo puoi raccogliere della frutta da mettere nel gelato. Sì, certo, Molly. Wow, fate il bagno alle mucche lì dentro. Oh no, Summer. Ci versiamo dentro tutto il latte dei nostri contenitori. Lo riscaldiamo e lo mescoliamo lentamente. È così che fate il gelato? No, questo è per il formaggio, mentre questo è per il gelato. Qui dentro viene raffreddato e mescolato rapidamente. Questa è la parte che mi piace di più. Mettiamoci al lavoro! Vado a prendere dell'altro latte fresco. È tutto così fantastico! Sì, ma qui fa sempre più caldo! Sto iniziando a sudare sotto tutta questa lana! Ricordate, dobbiamo mescolare i due preparati fino a quando non sono super densi! Sembra così rilassante! Ci vorrebbe un pettine così anche per me! Ho portato la frutta! Quelle albicocche andavano nel gelato! La macchina si è rotta! Tranquillo, Pico! Vorrà dire che cambieremo strategia! Torno subito! Possiamo usare questi per mescolare il latte a mano! Amici, è stata colpa mia! Lasciate fare a me! Controllare il gelato. Almeno questa macchina funziona ancora. Vado a prendere altra frutta per il gelato e uno spuntino, visto che ci sta venendo fame. Wow, ora sì che inizia a sembrare gelato. Mangiamolo! Non così in fretta, Betty. La macchina deve prima raffreddarsi e poi dobbiamo aggiungere qualche altro ingrediente. Senza gelato! Sono tornata! Perché siete tutti così tristi? Abbiamo rotto le tue macchine e aggiunto tutti gli ingredienti sbagliati! E ora non avremo neanche il gelato per rinfrescarci! Mi dispiace, Molly. È tutta colpa mia! A dirla tutta, Pico, questa è la nostra occasione per iniziare da capo e fare anche di meglio! Ta-da! Ecco fatto! Come nuova! E adesso è ancora più potente di prima! Ottimo lavoro, Todd! Adesso dobbiamo solo metterlo nel contenitore, capovolgerlo e lasciarlo stagionare. È così che si fa il formaggio! Wow! Facciamolo congelare per bene! Il gelato è pronto! Grazie! È ora di tornare al mercato per continuare la giornata dei latticini! Ciao a tutti! Abbiamo latticini freschi per tutti! Grazie! Grazie! Sono dimenticato di dirti una cosa sul formaggio. Sì, lo so. Ora è formaggio all'albicocca. Sono sicura che sarà buonissimo. Ottimo lavoro, amici. Resta solo un'ultima cosa da fare. Pronti per il ballo dei latticini?
ricetta segreta. Buongiorno, Summer. Stai disfando i tuoi bagagli? Ho trovato la ricetta segreta per la pizza di mia nonna. Shh, era dentro la mia valigia. Quando ero piccola, la nonna preparava grandi cene di pizza per tutta la famiglia. Mi piacerebbe tanto provare a farla. E pizza sia! Ti aiuto io a trovare gli ingredienti. No, la ricetta è segreta. Shh, nessuno può conoscere gli ingredienti segreti tranne me. Beh, ti serviranno i pomodori. Questo non è un segreto, no? Oh, no, non credo proprio. Bene, allora direi di andare da Pico e scegliere tra i suoi ortaggi. Li prenderemo super freschissimi appena colti dalla pianta. Tutti all'orto! Ciao, Pico! Vorremmo vedere i tuoi pomodori. Vedi, Summer deve preparare la salsa per la pizza. Ma certo, vi darò i miei migliori pomodori. Venite insieme a me. Ecco qua, Summer. Senti che profumo, saranno perfetti per la salsa della pizza. Preparare la pizza per tutti è tanto lavoro. Sei sicuro di non volere una mano? Ce la faccio, Todd. Shh, ricorda, gli ingredienti segreti devono rimanere un segreto. Senta, Betty, questa è una ricetta segreta. Scusa, non sbircerò, promesso. Ma se non sbaglio, ti serviranno olio d'oliva, sale e pepe, giusto? Certo, credo che questo non sia un gran segreto. Poi ci sono le spezie e i condimenti. Di quali hai bisogno? Betty! È un segreto. Non ho visto niente. Dobbiamo fare in fretta. Perché ci stiamo nascondendo? Shh, non voglio che Todd e Pico scoprano gli ingredienti segreti. Girati, per favore. Certo, Summer. Che neanche questi siano degli ingredienti così segreti, Non ti guardo! Sai, non ho mai preparato l'impasto della pizza prima. Sembri una cuoca provetta, ma non sto guardando! La ricetta di mia nonna riuscirà alla perfezione se lavoriamo tutti insieme. Ben
penserò io a preparare i pomodori. E io sono bravissimo a far volare l'impasto. Fantastico! Iniziamo! Sarà la pizza più buona di sempre! Sì! Sono qui, Todd. La frittata! Frittata? Ogni anno il sindaco visita tutte le fattorie della contea e assaggia le loro frittate! La migliore vincerà questo trofeo! Adoro la frittata, ecco tutto! Wow! E cosa ne pensa della frittata di Doris? Veramente, Doris non partecipa mai al concorso? Non è possibile! Le sue frittate sono le migliori! Aspettate qui! Pico, non fare andare via il sindaco finché non torno con la frittata! Doris, devi assolutamente partecipare al concorso della frittata di quest'anno! Non lo so, Summer! I concorsi mi stressano! Ma la tua frittata è la più buona che ci sia! La prepareremo insieme e se quando avremo finito di cucinarla ti sentirai abbastanza sicura, la daremo al sindaco! Beh, sarebbe bello esporre quel trofeo qui! Ti aiuterò in ogni fase della preparazione, ok? Va bene! Andiamo al pollaio! Sono le uova più grandi e fresche che abbia mai visto! Sarà eccezionale! Siamo qui per augurarvi buona fortuna! Cerchiamo di iscrivere Doris al concorso ogni anno! Ma va sempre nel panico e finisce per dare la frittata a Cookie! Beh, se Cookie ama le frittate, anche il sindaco le adorerà! Non vi preoccupate! Summer, vuoi aiutarmi a montare le uova? Certo! Braccia aperte, gomiti alzati, mento in dentro, vento in fuori, mignolo alzato, mescolare! Salto coniglietto! Perfetto! Sono gli ingredienti che aggiungeremo a fare la differenza tra una frittata qualsiasi e una da primo premio! Frittata più buona che abbia mai preparato! Portiamola subito al sindaco! Sì, però... le pulizie! Prima dovremmo pulire tutto! Ok! Ma lo porteremo al sindaco appena avremo finito, va bene? Oh, scusa! Guarda, Doris, la frittata è scomparsa! Mi sono agitata! Io pulisco sempre quando mi agito! Forse l'ho fatta volare via col getto d'acqua! Non sei stata tu a far schizzare via la frittata! L'ha rubata qualcuno! Non preoccuparti, Doris! Per ogni problema esiste una soluzione! Ci basterà indagare, partendo dalle prove! Le ho già fatto vedere la mia collezione di melanzane. Credo che questa assomigli un po' a Todd.
dobbiamo sbrigarci! Harry, sappiamo che sei stato al pollaio! Questo è il tuo polsino, non è vero? Beh, deve essermi caduto. Stavo facendo le consegne, ricordi? Prossimo sospetto! Betty, questa è la tua lana! Non è così! Sono passata da voi, ma eravate così impegnati a cucinare che non vi ho interrotto! Il prossimo! Questo campanaccio è tuo, vero Molly? No! È troppo piccolo per essere mio! Troppo piccolo, hai detto! Va tutto bene! Non volevo rovinare tutto! Non ti preoccupare, Cookie, ci racconti cosa è successo! Vi stavo portando un po' di formaggio speciale della mamma! Avevo così tanta fame! E Doris mi dà sempre la sua frittata ogni anno! Così ho pensato che fosse per me! Mi dispiace! Va tutto bene, non hai rovinato niente! Doris, dobbiamo tirare su il morale di Cookie! Sì! Preparandogli una frittata è ancora più buona della prima! Salto coniglietto! La miglior frittata di Doris fatta con amore e formaggio! Sì! Sì, sì, melanzana a forma di Todd? Sì, 9 volte! Scusami, devo proprio andare. Un momento, cos'è questo odorino? Sembrerebbe proprio il profumo di una frittata molto, molto speciale! Signor sindaco, mi vuole assaggiare un po'? Non riesco a crederci! Questa è la miglior frittata che abbia mai assaggiato! Signora Doris, lei è un genio della frittata! Questo trofeo è suo! Ah, è stata ispirata! Merito di Cookie e del suo formaggio! Ottimo lavoro, amici! Resta solo un'ultima cosa da fare! Pronti per il ballo della frittata più buona! Quindi abbiamo solo questa possibilità per fare scorte per l'anno. Sono
così felice! Questo lo farà davvero sentire meglio! È amara! Oh oh! Non dovrebbe essere amara! Questi due alberi sono a posto! Le giamme delle foglie stanno per aprirsi e non appena lo fanno la linfa diventa amara! Stanno spuntando presto quest'anno! Deve essere stato un inverno caldo! Se non raccogliamo tutto lo sciroppo oggi andrà male e non avremo lo sciroppo d'acero quest'anno! Oh, tutti gli alberi! Sono tantissimi! È impossibile spillare tutti questi alberi in un giorno solo! Povero Gabriel! Bloccato a casa con una caviglia slogata! Deve essere triste! Poveri noi! Un anno intero senza sciroppo d'acero per il mercato! E anche per colazione! Amici, forse dobbiamo solo vedere questo problema da un altro punto di vista! Gli spillatori sono come rubinetti! E se usassimo dei tubi per spillare tutti gli alberi insieme? Summer, mi è venuta una grande idea per una nuova invenzione! Ma mi serve l'aiuto di tutti per realizzarla! Resta solo un'ultima cosa da fare. Pronti?